Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con il terzo appuntamento di Chiedi a Quel Tale Ale. Ve lo facciamo, avevo detto che l'avrei fatto per i 40.000 iscritti e approfitto di questo video naturalmente per ringraziarvi tutti quanti voi che mi seguite quotidianamente, che commentate sotto i video, che condividete con me questa passione, questo percorso nel mondo videoludico che portiamo avanti tutti i giorni tramite gameplay, chiacchierate eccetera eccetera. Quindi ragazzi, veramente grazie di cuore a tutti quanti. Io non finirò mai di ringraziarvi tutti, perché come detto già più volte in passato e non finirò appunto mai di dirlo, siete voi il cuore del canale, quindi vi invito sempre a continuarmi a seguire, perché come detto siete voi la parte più importante. Io sì, faccio video, cerco di intrattenervi, di divertirvi, di farvi conoscere qualche gioco, divertirci insieme, però senza di voi naturalmente il canale non ci sarebbe. Quindi di nuovo grazie a tutti quanti e approfitto anche per fare qualche, tra virgolette, comunicazione di servizio. A parte che magari sentirete una voce nasale perché sono raffreddato, quindi a parte questo, poi vi invito tutti quanti naturalmente a seguirmi sulla pagina Facebook, perché appunto come avete visto anche questo episodio di Chiedi a Quel Tale Ale, ho fatto un post sulla pagina Facebook per chiedervi lì di farmi delle domande. Poi potete seguirmi anche sul secondo canale, che è Quel Tale Ale Games, che a breve, magari o più avanti, comunque lo avevo aperto per emergenza, ma magari qualche rubrica possiamo anche farla lì e magari chiederò proprio a voi cosa poter fare anche lì. E poi altri link come Google Plus, Twitter e anche Twitch, dove sto facendo degli streaming, quindi trovate tutto più o meno in descrizione. E niente, di nuovo vi ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date ogni giorno. E cosa importante, soprattutto ragazzi, se riuscite per i video, oltre a mettere mi piace e commentare, che è una cosa molto importante perché sostanzialmente ci vuole del dibattito, ci vuole una discussione. Non mi piace che i video siano così sterili e poi non ci siano commenti. La cosa fondamentale sono i vostri commenti, sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché non vi è piaciuto un video eccetera eccetera. Quindi ricordate sempre di commentare, ma cosa importantissima anche di condividere i video, perché grazie alle condivisioni appunto c'è la possibilità di far crescere il canale. Ma veniamo subito alle domande e partiamo con la prima. Allora, alcuni di voi mi hanno chiesto da quanto tempo gioco, quando è nata la passione, quanto tempo diciamo ci dedico ai videogiochi e se avevo in mente di aprire un canale di gaming quando ho iniziato a giocare. Vabbè, naturalmente rispondo subito a questa domanda, no, perché quando ho iniziato a giocare era 20 e passa anni fa, quindi YouTube neanche esisteva, ma neanche internet più o meno, ma lasciamo fare. Gioventù bruciata. Comunque ho iniziato più o meno quando avevo, non so, 5 o 6 anni, quindi abbastanza piccolo, con il primo Game Boy. In realtà non proprio il primo Game Boy, ma una volta c'erano quei giochi sempre portatili, però ognuno aveva un suo gioco, c'erano i vecchi PC e cose del genere. Però la prima console che ricordo che mi è stata regalata è stato il primo Game Boy, quindi ho iniziato a giocare all'età di 6 anni, molti e molti anni fa, con Game Boy e poi Super Nintendo. Quindi è da parecchio tempo, è nata così, un po' come per tutti, provi, inizi a giocare, poi pian piano inizi a capire, non solo non ti accompagnano nel passare un po' qualche oretta quando sei piccino, ma poi più avanti inizi ad apprezzare anche alcune produzioni un po' più importanti, inizi ad apprezzare i videogiochi non solo per il fatto di intrattenerti e farti perdere un po' di tempo, ma anche molto spesso per quello che ti trasmettono. Io continuerò sempre a considerare come può essere considerato il cinema, la lettura, la musica, e quindi è una passione che andrà avanti ancora, spero, per sempre. Venendo alla seconda domanda, qualcun altro mi chiedeva che, visto che ho comunque molti iscritti, se YouTube era diventato un lavoro, se la monetizzazione è così importante da rendere YouTube un lavoro. Qualcun altro, anche aggiungendo a questa domanda, praticamente mi ha chiesto che, visto che ci dedico molte ore al giorno, visto che appunto posto tanti video al giorno, se appunto può essere considerato un lavoro, se ti supporta. Ragazzi, assolutamente no, neanche vagamente. Se andassi a raccogliere i pomodori guadagnerei 20 volte tanto di quello che si guadagna su YouTube. YouTube si fa e si deve fare per passione, perché non è un lavoro, viene fatto diciamo per divertimento, ma questo non perché sia una cosa orribile se diventa sul lavoro, perché io considero comunque che una persona, se fa una cosa che la diverte, che gli piace, qualunque cosa sia, che sia YouTube o che sia qualche altro
qualche altra cosa che comunque a lui piace, se ci riesce anche a guadagnare qualcosa, se riesce anche a trasformarlo in suo lavoro, non c'è niente di male, anzi dovrebbe essere ancora più apprezzato, perché le persone che fanno della propria passione un lavoro sono le persone appunto che ci mettono più passione, che ci mettono più voglia, più volontà e la fanno meglio. Ma assolutamente al momento YouTube no, non è un lavoro, ma credo in Italia nessuno sia che si possa mantenere con YouTube, perché è veramente una cosa irrisoria, quindi assolutamente no, è un passatempo, si fa per divertimento, lo continuerò a fare perché mi diverto a fare i video e perché voglio condividere questa passione, ma non è assolutamente un obbligo, perché qualcuno mi diceva, visto che comunque ne faccio parecchi, se è diventato tra virgolette un obbligo, un qualcosa a divertire, riuscire a fare video, no, io lo faccio per passione. Quando mi stancherò o quando non ho tempo di fare video, non escono video. Naturalmente uno ci tiene di più perché sa che ci sono parecchie persone che lo seguono, quindi magari ci pensa un po' di più, dice vabbè, magari oggi mi impegno un po' di più a fare un video perché lo aspettano, però in generale è una cosa che si fa per passione, quindi se ti va, se ti diverti lo fai, altrimenti no, non deve essere assolutamente un obbligo, altrimenti poi si vedrebbe che non è fatto con passione e con divertimento. Daniele poi mi chiede se preferisco PC o console. Qui non ho assolutamente preferenze, ho da poco, diciamo, ho cambiato il PC perché quello vecchio era estremamente vecchio, però in linea generale sono andato maggiormente con le console nell'arco degli anni. Ogni tanto però intervallavo, o meglio affiancavo alle console il PC, però molto raramente, perché appunto il PC è una spesa molto maggiore, quindi li cambiavo ogni decade, ogni 10 anni, perché non è una spesa, diciamo, molto ammortizzabile, anche se nell'ultimo periodo è più ammortizzabile la spesa per i PC, più che altro per chi ci gioca, perché i giochi tramite Key, comunque tramite degli store online, si riescono a pagare molto meno dei giochi retail, quindi non adesso va un po' meglio la situazione, però in linea generale non ho preferenze, mi piace sia a PC giocare su PC che su console. Il divario, magari, a parte il divario tecnico che ci può essere a inizio o fine generazione, ma questo è un discorso molto più complicato e molto più lungo. Prima la classica differenza era l'immediatezza della console, perché compravi il gioco, inserivi il CD, la cassetta, quello che era all'interno della console e iniziavi subito a giocare. Adesso negli ultimi anni si è andata un po' a perdere questa cosa, perché anche le console si sono avvicinate ai PC, quindi i giochi richiedono l'installazione, richiedono le patch, richiedono la connessione a internet per scaricare magari aggiornamenti, eccetera eccetera, quindi non c'è più l'immediatezza di una volta, che forse era il cardine delle console. Adesso diciamo che il cardine delle console sono le esclusive, ci sono ancora esclusive molto ma molto importanti e per le quali valga la pena quasi comprare la console, quindi in generale non ho preferenze. Adesso mi va bene che ho entrambe, però prima giustamente andavo avanti con le console, adesso che ho cambiato il PC magari posso recuperare alcune tipologie di giochi che a me piacciono tanto, come i gestionali e gli strategici, che prima non potevo giocare. Però ogni piattaforma ha i suoi pregi, quindi è un discorso molto ampio, però in linea generale non ho una particolare propensione all'uno o all'altra. Emanuele mi chiede in base a cosa scelgo le serie da fare sul canale, se le scelgo in base a quelle che possono fare maggiori visualizzazioni, oppure quelle che mi piacciono, quelle che possono essere adatte a YouTube. Allora, sicuramente non è per le visualizzazioni, perché altrimenti farei giochi molto più sputtanati. L'ho sempre detto che mi piace portare giochi che io sto giocando al momento, cioè io YouTube, ragazzi, la vedo come un video diario, cioè io gioco quello che sto giocando al momento e quello che mi va di giocare, quindi alcune serie che magari interrompo alcune volte sì, capita, perché non vengono seguite, ma non perché io vado a vedere le visualizzazioni, ma più che altro perché sostanzialmente io quei giochi poi li continuo a giocare per conto mio, ma più che altro perché avendo molti titoli da giocare, avendo molti titoli da postare, magari ne tolgo una per inserirne subito un'altra, quindi è più una questione di riuscire a inserire tutti i video quotidianamente. Però per il resto, come detto, lo faccio semplicemente in base a quello che mi va di giocare in un particolare momento, quello che sto giocando e quello che mi piacerebbe magari portarvi, soprattutto con alcune rubriche come magari quella arcade o quella del retro game, che riprenderanno a breve, mostrare magari alcuni titoli che la maggior parte delle persone potrebbe non conoscere, quindi alcune volte sì, in generale mi piace portare gli ultimi titoli usciti, quindi quelli che mi gioco al momento, ma anche cercare di
far conoscere alcuni giochi o alcune vecchie glorie a chi non ha avuto la possibilità di giocarle. Davide invece mi chiede: se potessi creare un gioco da zero con le tue idee su trama e tutto il resto, che tipo di gioco inventeresti, di che genere? Allora, qua la domanda è complicatissima, perché vabbè, chiunque abbia giocato sin da bambino pensa che gioco potrebbe creare, che gioco gli piacerebbe vedere. Naturalmente chiunque credo abbia pensato ad un gioco open world infinito, sterminato, dove si possa fare qualunque cosa, quindi all'interno del gioco magari un gioco di calcio, un gioco di tennis, gare di auto, quindi un mondo sconfinato dove ogni persona possa fare magari il suo lavoro, le sue missioni, eccetera eccetera. Però in un periodo mi era venuto in mente un bel gioco simile ad Hitman, forse proprio mentre giocavo ad Hitman, non questo ma magari i vecchi Hitman per PC, mi sarebbe sempre piaciuto un gioco del genere, sempre open world, del tipo, non dico serial killer, ma una cosa del genere, una specie di sicario proprio alla Hitman, però con un mondo open world dove noi magari siamo questo protagonista che gira per la città e riceviamo magari tramite posta o tramite email delle commissioni per far fuori qualcuno, e il tutto si svolge appunto in una città aperta, quindi magari c'è la sfida in più di dover pedinare magari le persone che dobbiamo beccare, andare anche magari ad acquistare il nostro armamentario da potenziare nell'arco della nostra storia. Però il tutto fatto magari in un modo abbastanza complicato, se vogliamo, nel senso con una difficoltà abbastanza elevata, in modo tale da dover fare una pianificazione delle missioni molto ma molto dettagliate, quindi con orari, con un mondo che diciamo va per conto suo, ogni persona ha la sua vita, ogni persona ha le sue abitudini, giorni della settimana, classico orario, eccetera eccetera, quindi con un mondo vivo non mi sarebbe dispiaciuto. Era un periodo in cui giocavo ad Hitman, quindi c'è stata l'influenza del serial killer pelatone, e non sarebbe stato male come gioco, anche perché diciamo che è un gioco tra virgolette fattibile, nel senso a tutti viene l'idea appunto, come dicevo prima, di un mondo sconfinato dove all'interno una specie di GTA dove uno può fare qualunque tipo di lavoro, all'interno magari vuole fare il calciatore, vai e parte la missione di FIFA, vuoi fare il pilota e parte la carriera da pilota e cose del genere, però quella è più una cosa infattibile al momento. Magari quest'altro progettino potrebbe essere più fattibile, ma mai dire mai, qualcuno potrebbe stare a sentirmi, qualche serial killer magari. Davide invece mi chiede: quali sono i miei piloti di Formula 1 preferiti del passato e del presente? Vabbè, naturalmente primo tra tutti c'è Senna, perché è stato un grande pilota, era veramente, cioè, bravissimo, non c'è poco da dire, era un'ottima persona, un ottimo pilota, un ottimo uomo, era veramente un esempio da prendere e soprattutto era velocissimo in pista, c'è poco da dire. Con la Formula 1 di una volta era tutta un'altra cosa rispetto a quella, diciamo, bruttina che c'è al momento, quindi se devo sceglierne uno, Senna. E un altro che comunque mi piaceva molto era Villeneuve. Vabbè, anche Villeneuve, perché non ha vinto molto, però ce la metteva sempre, buttava il cuore oltre l'ostacolo, cioè spingeva l'auto anche quando non ce n'era bisogno, quando magari era primo spingeva, si sfracellava, oppure era ultimo, non aveva possibilità di recupero, lui spingeva sempre. È la guida sportiveggiante, ragazzi, cazzuti e cattivi, sempre e comunque, se è primi tu spingi, non fa niente se esci, sti cazzi, o no, è così, sempre spingere, lo sport è quello, cazzuti e cattivi. Andrea mi dice che molti si stanno lamentando dei giochi gratis dati con il PlayStation Plus che arrivano su PlayStation 4 e mi chiede cosa ne penso. Diciamo che lamentarsi al momento non è molto sensato, nel senso che stanno dando molti giochi ottimi, poi soprattutto io prendo il mio esempio che ho sia PlayStation Vita che PlayStation 3 che PlayStation 4 e ogni mese ho una caterva di giochi che mi vengono regalati e alcuni anche molto recenti. Su PlayStation 4 diciamo ci si può lamentare perché appunto non ci sono giochi recenti, però è anche comprensibile come cosa, perché la console è uscita da poco, quindi dico recenti titoli AAA, quindi quelli un po' di calibro elevato. È normale che per adesso stanno dando dei tra virgolette giochini, cioè giochi un po' meno importanti, però è normale perché non possono regalarti subito un gioco che comunque in negozio sta ancora a 60 euro, quindi diciamo c'è ancora da aspettare un po' per PlayStation 4, perché il parco titoli deve arricchirsi e quindi deve passare un po' di tempo prima che magari alcuni titoli possano essere regalati con il Plus. Però io sinceramente lo trovo una cosa ottima,
all'inizio, quando uscì per PlayStation 3, non ci avevo molto sperato. Infatti, la prima volta che l'ho attivato è stato con il PlayStation 4, con la PlayStation 4, perché mi avevano regalato il codice con il pre-order. E sinceramente non me ne pento, perché appunto, avendo tutte e tre le console Sony, ho una caterva di giochi gratis ogni mese. Certo, molti li ho già giocati, però, come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca. Gaetano mi chiede qual è la mia radio preferita. Ma in realtà io non l'ascolto molto la radio, sia in macchina che ovunque. Preferisco, diciamo, dei CD o MP3, cose del genere. Però se dovessi ascoltare una radio, di solito vado sempre su Virgin Radio, preferibilmente Virgin Radio Classic. Poi Carmine e Giorgio mi chiedono quale serie mi ha fatto più divertire, o comunque mi è piaciuta di più farla sul canale, e anche quale mi sono piaciute di meno. Tra quelle che mi sono piaciute di meno e che mi hanno fatto incazzare, tre sono poche, ve ne dico qualcuna in più. No, vabbè, perché più che altro ci sono stati alcuni giochi che, vabbè, alcuni non mi hanno fatto incazzare proprio per il tipo di gioco, diciamo, vabbè, giochi che vi posso dire Super Meat Boy e Dark Souls, che ti fanno incazzare per la loro difficoltà, però allo stesso tempo ci sono stati altri giochi che mi hanno fatto invece incazzare per alcuni problemi dello stesso gioco, e questi sono ad esempio Need for Speed Rivals, MotoGP 2013, Creed 2, cioè quelli che avevano dei problemi proprio strutturali di gioco, mentre altri giochi come Super Meat Boy e Dark Souls ti fanno incazzare, però fa parte del gioco. Infatti, tra quelle serie che mi è piaciuto più fare, c'è anche la prima di Dark Souls. Altre serie che mi è piaciuto fare, sinceramente, è stato Forza Horizon, perché è stato un gioco che ho giocato di pari passo insieme a voi, quindi l'ho giocato in pillole un po' insieme a voi. E un'altra serie che, diciamo, ricordo con piacere è Formula 1 2012, perché è una delle prime, diciamo, con cui è iniziata la sportiveggianza, diciamo, abbiamo iniziato a masticare la pista insieme con Formula 1 2012. E un'altra serie, naturalmente, che piaciuta assolutamente fare è quella di Metal Gear Solid per PlayStation 1, più che altro perché, vabbè, ci tengo particolarmente al gioco. Ricollegandomi ad un gioco a cui tengo come Metal Gear Solid, rispondo a Stefano che mi chiede quali sono i miglior rappresentanti per genere. Appunto, almeno secondo me, qua la risposta o le risposte sono molto difficili, nel senso che elencare per ogni genere un titolo che sia rappresentativo e che vada giocato è molto, ma molto difficile, più che altro perché è una domanda a cui è difficile rispondere, più che altro perché la memoria è che facileca, non per qualcosa, perché magari adesso rispondo sicuramente, appena finito di registrare, mi renderò conto che mi sono dimenticato altri titoli, quindi dirò un po' così per quelli che mi vengono in mente al momento di titoli. Quindi, come picchiaduro, direi sicuramente c'è la serie Mortal Kombat, però io porto nel cuore Tekken 3, sarà per PlayStation 1, sarà soprattutto perché lo giocavo sui cabinati della sala giochi, però il genere picchiaduro c'è quello. Poi c'è nel genere strategico, vabbè, quello che porto nel cuore sicuramente è il primo Empire Earth, così come per il genere gestionale quelli che mi vengono a mente sono SimCity 3000, che lo giocai a bomba, il primo Tropico e anche Warcraft 2, spaccava di brutto. Giochi GDR invece li ho iniziati a giocare più tardi, maggiormente in questa generazione, quindi, come avete potuto vedere dall'avatar, Fallout 3. Sicuramente Fallout 3 è uno dei GDR più belli, insieme, devo dire, anche a Dragon Age, generi diversi, cioè generi nel senso ambientazione diversa. Scusate, ma il raffreddore mi fa diventare ancora più dislessico. Ambientazione diversa, però comunque due ottimi GDR. Per i JRPG devo dire che sono carente, quindi non sono molto pratico del genere, però se devo dire un titolo che mi ha colpito è Lost Odyssey, sempre quest'ultima generazione. Poi, passando un po', non so, allo sport, io ci butterei anche un Sensible Soccer, che spaccava dei culi, lasciate fare, per i tempi era un grandissimo gioco, insieme anche a PC Calcio, che però rientra più nei generi gestionali. Era un gran bel titolo. Per i racing, diciamo che qua è difficile, perché c'è GTR 2 che è un po' vecchiotto, però alla fine, se devo dirne uno proprio di guida, quasi direi Gran Turismo 2 per la prima PlayStation. Così come direi per la prima PlayStation Resident Evil 2 nel genere horror. Ero indeciso tra Resident Evil 2 e il primo Silent Hill, però effettivamente Resident Evil 2 è quello che porto più nel cuore. Poi per gli sparatutto ce ne sono a valanga adesso, però se io dovessi dire un titolo che mi è piaciuto,
Mi butterei sul primo Call of Duty. Il primo è cazzutissimo Call of Duty, non ste cagate che escono questi ultimi anni. Il primo Call of Duty era cazzuto, cattivo, con un'ottima storia, un'ottima trama, ripresa anche dal film Il nemico alle porte. C'erano alcune scene molto similari. E poi, vabbè, non so, magari tra i platform, qui ci butterei il primo Prince of Persia, quello uscito nell'89, e insieme anche a Donkey Kong Country, il primo uscito per Super Nintendo, anche, cioè il primo, sono usciti tre per Super Nintendo, però il primissimo è stato veramente un gioco cazzuto e cattivo. Ma sopra di tutti, naturalmente, ci metterei sopra ogni categoria il primo Metal Gear Solid, sempre per PlayStation 1. Ripeto, questa è una, diciamo, una cernita veloce di quella che mi è venuta al momento, perché leggendo la domanda ve le dico così spontanee, senza stare lì a riflettere troppo. Quindi sicuramente, come detto, appena finito di registrare mi renderò conto che avrò sicuramente dimenticato dei titoloni, però magari qualche cosa potrei farla a parte, tipo qualche rubrica per consigliare dei giochi che vanno giocati, ovvero giochi che un vero giocatore dovrebbe giocare, quindi anche vecchi, eccetera eccetera. Poi alcune domande di Samuele e Alessandro che mi chiedono se continuerò la serie di Metal Gear Solid su Twitch e se giocherò The Walking Dead 2. Per le prossime serie, diciamo che The Walking Dead sì, arriverà la seconda serie più avanti, però vorrei fare forse come la prima, cioè prendendo tutti gli episodi insieme e farli, diciamo, una volta completato il tutto, perché come dicevo nello streaming su Twitch, così come per le serie TV, quando ci sono questi giochi ad episodi, io preferisco averli tutti insieme, perché non gliela faccio. Una volta finito un episodio devo per forza andare sull'altro, quindi come per le serie TV le inizio quando già ho a disposizione 4 o 5 serie. Per il gioco sarebbe difficile fare un episodio e poi aspettare per il successivo. E Metal Gear Solid, sinceramente, cioè Metal Gear, la mega serie, vorrei continuarla, vediamo un po' come regolarci, vedremo più avanti con le prossime serie se riusciamo ad inserirci di nuovo anche Metal Gear. Vabbè ragazzi, allora questo era il terzo episodio per Chiedi a quel tale Ale. Io di nuovo vi ringrazio tutti quanti per il supporto che mi continuate a dare tutti i giorni, mi piace, i commenti e soprattutto le condivisioni che fate, mi seguite su Facebook eccetera eccetera. Siamo arrivati a 40.000 e come detto vi ringrazio tutti, perché voi siete il fulcro del canale. Continueremo a condividere la nostra passione, spero a lungo, e spero di intrattenervi e di farvi divertire ancora per tanto tempo. E niente, vabbè, finisce qui questo episodio di Chiedi a quel tale Ale. Come detto, seguitemi anche sulla pagina Facebook magari per i prossimi Chiedi a quel tale Ale, e noi ci vediamo con i prossimi video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.